Però arriviamo, tutto questo peraltro, ecco, è propedeutica a una tecnica, che è un aspetto ancora più interessante, perché non è semplicemente ottieni un tipo di, mantieni un tipo di comunicazione, di relazione, perché la persona deve sentire che lo comprendi, che sei in linea, che lo rispetti, eccetera, ma anche perché la devi guidare a un tipo di tecnica che è semplice, ma non è facile. No, allora è molto difficile, nel senso che è apparentemente semplice, perché viene chiesto al paziente, si porta qui la prossima volta, in cui ci rivedremo, ti chiediamo di fare qualcosa che sarà estremamente doloroso, estremamente difficile, però per uscirne ci dovrai passare attraverso. E gli chiediamo proprio di descrivere dettagliatamente ogni giorno, aggiungendo e cercando ogni volta sempre più dettagli, l'evento che appunto porta in terapia come evento traumatico, quello che gli si ripresenta quotidianamente alla memoria, quello che gli impedisce di avere appunto le giornate serene, che gli impedisce di andare in determinati luoghi perché gli ricordano l'evento. Quindi quell'evento mantenuto da quelle che sono le coping reaction disfunzionali di cui magari parliamo in maniera un Sì. pochino più dettagliata. Quindi il paziente dovrà ogni giorno trovare un momento della sua giornata per isolarsi e mettere per iscritto tutti i più piccoli dettagli sonori, visivi, di sensazioni, tutto quello che ha visto, provato, immaginato nel momento del trauma. Questo a cosa porta? Il ridescrivere, il ripassarci costantemente, continuamente, quotidianamente attraverso ha degli effetti. Il primo appunto quello di esternalizzazione, cioè il paziente per la prima volta, forse in modo così dettagliato, butta fuori quello che ha dentro, quindi nel dover descrivere e rivivere esternalizza tutte le sue sensazioni, tutto quello che ha provato, tutto quello che teme e tutto quello che immagina. Questa, diciamo, esternalizzazione porta, proprio mentre esternalizza, il paziente si abitua a qualcosa che ha tentato invano di scacciare dalla propria mente quotidianamente, di cancellare, perché quello che la mente fa è proprio tentare di cancellare o di controllare il pensiero per non riviverlo. Invece, in questo modo si abitua. Abituandosi, cosa accade? Che se io mi abituo a qualcosa, le sensazioni, anche le più invalidanti, le più devastanti, le più travolgenti, si attenuano. Quindi, nell'attenuarsi nelle sensazioni, grazie a questo fenomeno di abituazione, nell'attenuarsi io lentamente le ricolloco. E le ricolloco nel passato, appunto non le cancello, io ricolloco il passato nel suo giusto posto, ovvero nel passato. Quindi questi quattro effetti vengono ottenuti contemporaneamente al processo di scrittura, cioè mentre il paziente scrive, esternalizza, si abitua, si distacca e ricolloca. Questo ovviamente fatto quotidianamente per 10-15 giorni, quindi non è un effetto che si ottiene immediatamente. Si ottiene immediatamente, come dicevo prima, come diciamo, effetto valanga esponenziale, cioè un primo cambiamento innesca una catena di cambiamenti, però ha diciamo, intensità esponenziale, non il cambiamento graduale passo dopo passo, cioè il piccolo cambiamento che introduce un altro piccolo cambiamento, ma è un cambiamento che introduce cambiamenti sempre più grandi. E peraltro ho almeno un'altra mezza dozzina di domande. Andiamo con ordine. C'è una cosa che voglio sottolineare, perché ora stiamo parlando molto, no, di trauma. All'inizio ho usato l'etichetta di sviluppo post-traumatico da stress, poi l'intervista probabilmente metterò un titolo su questo, però in realtà trauma inteso nell'accezione più grande. Io mi ricordo che tra i vostri casi esempio ce n'erano alcuni proprio di patologia di disturbo post-traumatico, di etichetta diagnostica di disturbo post-traumatico da stress. C'erano tutta una serie di problematiche che rientravano, se mi ricordo bene, sotto un'etichetta non vaga, ampia, che era quella della rabbia, problematiche legate alla rabbia, il lutto. Ce n'era uno in particolare, rispetto anche lì il lutto, non solamente la
la perdita della persona cara, c'era questo caso che per me è rimasto impresso di questo, cos'era, un fisioterapista che aveva aiutato una donna con i suoi massaggi, ma lei aveva una patologia di cui non era a conoscenza, una vertebra, si va da memoria, e lui manipolandola involontariamente, ovviamente, l'aveva paralizzata per sempre, e questo era diventato il suo, non era lutto, giustamente era più nell'ambito del trauma, però non era un disturbo post-traumatico da stress, così come la diagnosi di DSM, ma era trauma in un'accezione più ampia, quindi, e la tecnica rimane la stessa. Sì, perché in realtà è un trauma, nel senso che se intendiamo il trauma come quell'evento che inserisce una specie di frattura, di ferita, che non si rimargina perché ti intrappola in un circolo vizioso di tentativi, diciamo, di andare avanti, ma non vai avanti, quello è stato un trauma basato molto sul senso di colpa, su una rabbia quindi rivolta verso se stesso. Cui in un primo passo il romanzo del trauma serve proprio per distaccarsi da quell'evento che continua a invadere la tua mente come appunto un evento traumatico. Qui si procede lavorando su quella che è la sensazione rimanente, che a volte può essere appunto la rabbia, il senso di colpa, in alcuni casi semplicemente il dolore del lutto di una perdita. È una terapia anche questa, per quanto si strutturi in modo un po' diverso, che ha comunque quattro fasi come tutte le terapie, cioè esiste la prima fase, che è quella, diciamo, fondamentale che abbiamo detto, in cui io devo catturare il paziente, fare, diciamo, quella che si definisce la diagnosi, che noi non definiamo diagnosi, comunque noi definiamo il sistema percettivo reattivo, portiamo il paziente a mettere in atto le strategie che gli vengono date, ma esiste anche poi una seconda, una terza fase in cui, utilizzando, diciamo, un po' il nostro modo per cui partiamo dall'alto per arrivare un po' più verso il basso, nel momento in cui il paziente comincia a ricollocare l'evento nel passato, dobbiamo anche guardare quello che viene fuori. Talvolta emergono altre sensazioni di base molto forti, altrettanto invalidanti, su cui si deve lavorare. Per trauma, comunque per disturbo post-traumatico da stress, intendiamo tutti quegli eventi che dividono in due la realtà, con un prima e con un dopo, ma il paziente non riesce a traghettarsi nell'evoluzione del dopo, rimane incastrato esattamente in quella frattura. Io volevo sottolineare questo aspetto perché non vorrei che a volte non ci rendiamo conto di come possiamo rimanere incastrati nelle etichette diagnostiche. Quando devo lavorare con il disturbo post-traumatico da stress, è quello, c'è cioè una cosa specifica, e non mi rendo conto di tutti gli altri traumi che non rientrano a livello di diagnosi da DSM in quella categoria, ma in realtà ripropongono una serie di, noi diremmo, tentate soluzioni che poi sono comuni allo stesso. Il sub-post-traumatico da stress. E due cose ancora. Dopo, quando c'è l'aspetto di sblocco, la tecnica continua a rimanere quella fino a farla scemare, si fa altro, dici un Allora, pochino. la tecnica del romanzo del trauma viene poi data, diciamo, al bisogno, cioè quando l'evento che dobbiamo ricollocare ogni tanto riemerge, perché ovviamente non sparisce dal giorno alla notte, esiste proprio un cambiamento notevole, ma l'evento può riemergere perché si vedono persone, si incontrano luoghi che possono far riemergere, allora viene dato al bisogno, cioè quando l'evento riemerge, scrivi. Poi, a seconda di quello che si era strutturato sul trauma, esistono altre tecniche. Faccio un esempio: se la principale coping reaction del disturbo post-traumatico fosse stato un lievitamento con conseguente evoluzione in un disturbo con attacchi di panico, è ovvio che in un secondo momento si deve anche utilizzare la tecnica principe per gli attacchi di panico, che è la peggiore fantasia. Chiaro. Se la coping reaction, per esempio, invece del tentativo di tenere sotto controllo i propri pensieri o talvolta anche del tentativo di tenere sotto controllo la realtà fosse stato un disturbo ossessivo compulsivo, si deve lavorare sul disturbo ossessivo compulsivo. Oppure, se fossimo stati di fronte a un disturbo post-traumatico con evoluzione
nella resa, cioè nella rassegnazione, e quindi in un eventuale disturbo depressivo, ovviamente dobbiamo lavorare su tutto il disturbo depressivo, dopo ci ritroviamo a lavorare su quello che il disturbo aveva portato a costituirsi. Mm-hmm. Talvolta basta invece solo lavorare sul coronante del trauma, perché ricollocato nel passato l'evento traumatico, la persona riprende fisiologicamente la propria vita. Si sblocca, sì. Dipende proprio da caso a caso.